stand di Caffè Moreno, siamo in compagnia del responsabile commerciale dell'azienda Ferdinando Arenella, che presenta, che ci dice le novità che la sua azienda Caffè Moreno presenta alla 41esima edizione di SIGEP. Innanzitutto buongiorno, volevo allargare il discorso non tanto sulle novità, ma bensì il fatto stesso che noi abbiamo fatto questa fiera innanzitutto per essere presenti come lo siamo ormai già da tanti anni, ma più che altro per scendere con il coltello tra i denti per difendere il nostro prodotto. Perché difendere il nostro prodotto? Perché è stato un po' demonizzato in questi ultimi periodi, perché il prodotto napoletano lo si capisce come un prodotto di bassa qualità. Mentre le posso assicurare, io sono 35 anni che lavoro all'interno dell'azienda, che usiamo tutti prodotti di altissima qualità. Variano le qualità perché abbiamo bisogno di un supporto differente rispetto a determinati tipi di miscele. Mi spiego meglio. Dire un 100% arabica non significa dire il meglio o il top del prodotto stesso, ma dato che lei quando compra il Caffè Moreno compra la miscela, l'abilità del torrefattore sta nel saper miscelare il prodotto stesso. Quindi se io offro un prodotto che sia anche all'80% di arabica, però lo mantengo su dando quella cremosità, quel panno di velluto con un'ottima robusta che spesso e volentieri ha dei costi maggiori della stessa arabica, questa praticamente è la nostra novità, cioè far capire alla gente che il nostro prodotto è un prodotto valido napoletano, perché alla gente piace il caffè napoletano. Se mi permette altri due minuti mi prolungo dicendo che praticamente paradossalmente le più grosse novità le stiamo avendo con il mercato estero, cioè vengono perché hanno bisogno di un prodotto napoletano che si accoppia con la sfogliatella, che si accoppia con la pizza, che si accoppia con la mozzarella, perché vogliono un prodotto classico napoletano. Addirittura stiamo facendo un lavoro inconsapevolmente anche per chi produce macchine a stantuffo, a braccio, perché praticamente sanno che loro lavorando con una macchina a stantuffo possono variare maggiormente il prodotto stesso, e quindi paradossalmente stiamo aprendo anche un mercato alle macchine a stantuffo. Ecco, una domanda, mercato italiano, mercato internazionale, per quanto riguarda il caffè c'è una differenza fra il consumatore del bel paese e quello di altri paesi europei, o se il caffè è buono va bene a tutti? Paradossalmente i veri intenditori sono Nord Europa, però il palato lo sta pulendo anche la clientela del Nord Africa, perché vogliono un prodotto che piace, che sia bello in tazza, presente in tazza. Lei sa meglio di me che il popolo nordafricano ama prendere il caffè nel bicchierino di vetro, quindi vogliono la crema che sia bella pastosa all'interno del bicchierino stesso, e questo glielo può dare soltanto una buona miscelazione fatta da una buona robusta con un'ottima qualità che non devia il gusto stesso. Voi il caffè lo importate direttamente? Sì, lo importiamo direttamente da vari paesi di origine. Ovviamente c'è i paesi di origine del Centro America, dove ci si procura l'arabica, e i paesi dell'Africa, Centro Africa, che praticamente si procura del prodotto robusta. Prego. Quindi voi siete presenti sia in Italia che in buona parte dei paesi del mondo? Sì, abbiamo una rete di distribuzione abbastanza fornita. Cerchiamo di prendere concessionari e distributori per avere un servizio maggiore e rendere il prodotto, diciamo così, più facile da gestire ai clienti stessi. Quindi in tutte le parti del mondo preferiamo avere un distributore o un concessionario che gestisce il marchio Moreno a nome e per conto della stessa Moreno, ovviamente offrendo delle garanzie allo stesso distributore, allo stesso concessionario. Molto bene, grazie e buon lavoro. È stato gentilissimo.